Allora, carissimi, dicevamo nell'introduzione alla messa che oggi la liturgia ci fa ricordare Santa Cecilia, Vergine Martire, è una delle sante ricordate nel canone romano, la forma più antica di dire la messa, la parte centrale della messa, il canone che è in Occidente. Ed è quella che si è detta ininterrottamente per 1500 anni. Santa Cecilia è ricordata insieme a Santa Lucia, Santa Anastasia, Santa Agnese, e che è una delle sante più amate e più pregate nella storia della Chiesa. Ed è una vergine martire. Tradizionalmente, il suo culto è collegato a quello della musica sacra. È la patrona della musica sacra, la patrona dei cori. Prima di questa pandemia si facevano anche una sorta di gare, di esibizioni dei cori in questo giorno. Santa Cecilia è la santa della musica per eccellenza. E qual è il motivo questa devozione a Santa Cecilia? Anche il nostro coro c'ha un'immagine di Santa Cecilia sopra di lei, sopra di lui, insomma. E il motivo è molto semplice, che noi conosciamo la vita di questa santa attraverso un racconto del suo martirio anche e della sua consacrazione a Dio, consacrazione virginale, tramite un racconto del V secolo. È abbastanza tardivo questo racconto, si chiama Passio perché era incentrata soprattutto sul martirio. E che cosa si dice in questo racconto? Si dice che lei era una giovane molto bella, una giovane cristiana che si era già consacrata a Dio. Ma i genitori, ecco, la vollero far sposare ugualmente con un uomo che si era innamorato di lei, ma che lei non corrispondeva, anche perché lei si era già consacrata nel suo cuore a Cristo. Potremmo dire che era come una suora di casa già. Per cui, ecco, il giorno delle nozze, dopo aver celebrato le nozze, il marito era pagano, lei era cristiana. Il giorno delle nozze, lei immaginiamo con quanto peso, ecco, aveva vissuto questo giorno. E quando ci fu il banchetto, poi, ogni sposalizio prevede un banchetto, come sappiamo, a un certo punto lei però rinnovava sempre la sua appartenenza a Cristo. E il racconto ci dice che mentre gli strumenti musicali suonavano, immaginiamo questa sala da pranzo, no? Con la musica, lei nel suo cuore si consacrava sempre a Cristo, rinnovava il suo voto di verginità a Cristo. Poi la sera, quando gli sposi si ritirarono, lei disse al marito che era già consacrata a Cristo. Il marito in un primo tempo la rispettò, poi non la rispettò, a un certo punto poi si convertì anche lui al cristianesimo. In ogni modo lei poi finì uccisa. E vedete che non sono storie queste, perché nel 1588, quindi 1300 anni circa dopo la morte di Santa Cecilia, fu scavata la chiesa, la Basilica di Santa Cecilia a Roma, e fu rinvenuto, pensate un po', il suo corpo in un ottimo stato di conservazione. E fu visto che lei aveva subito, era stata legata con le mani dietro le spalle ed era stata poi sgozzata. Quindi il corpo era ancora in ottimo stato di conservazione. Tant'è vero che fu riprodotta una statua, perché poi si consumò il corpo, la carne al contatto con l'aria, ecco,
è stata per quella circostanza, gli artisti fecero una statua che è ancora conservata e che riproduce fedelmente il corpo di Santa Cecilia, così come era stato ritrovato. Questo per dire che cosa? Che i cristiani dei primi tempi erano persone che prendevano sul serio il Vangelo, erano disposti a dare la vita pur di non tradire i voti fatti, pur di non tradire le promesse fatte a Dio. Non solo, ma prendevano sul serio il consiglio di Cristo, che non è per tutti naturalmente, è solo per chi è chiamato, a vivere in integrità la verginità. Ecco, non è per tutti, perché sennò il mondo finirebbe, no? C'è chi è chiamato al matrimonio, c'è chi è chiamato a fare i figli, c'è chi è chiamato a contribuire al mondo in questo modo straordinario che è appunto l'unione di un uomo e di una donna, ma ci sono anche uomini e donne che per dedicarsi a tempo pieno alla preghiera, per dedicarsi a tempo pieno all'annuncio del regno di Dio, hanno questo dono particolare, ecco, di non sposarsi, che è un dono profetico. Che vuol dire profetico? Che con il solo esempio anticipa il paradiso, perché noi in paradiso tutti, anche quelli che sono sposati, non è che ci saranno più unioni intime, sessuali, non si genereranno più i figli, non c'è bisogno in paradiso di questo. E quindi proprio come tutte le anime sono in paradiso, che vivono con Dio, che sono innamorate solo di Dio, queste anime a cui Dio basta, ecco, quelli che non si sposano in questa terra per testimoniare il regno di Dio, per dedicarsi alla preghiera a tempo pieno, sono come un anticipo, come un segno, come un indicatore di ciò che saremo tutti quanti nel cielo dopo la morte. E il Signore lo dice, vedete, a parte il fatto che Gesù stesso, egli non si è sposato, no? È vissuto sempre per il regno del Padre, ha annunciato il regno, è vissuto con la Madonna, con San Giuseppe, poi quando è morto San Giuseppe ha iniziato la predicazione e non si è sposato lui. Però lui lo dice, ci sono persone non sposate che sono così perché gli uomini li hanno resi così. E poi ci sono persone che ci nascono, che non riescono a sposarsi perché hanno dei problemi, dei difetti di qualunque tipo, insomma. E poi ci sono delle persone che non si sposano per dedicarsi meglio all'annuncio del regno di Dio, per dedicarsi a tempo pieno alla preghiera, alla penitenza, alla riflessione senza limiti, senza restrizioni, dedicarsi alla Chiesa, ecco, per sempre. Attenzione, non è che solo chi non si sposa si può dedicare alla Chiesa, però ecco, chi non si sposa, chi si fa suore, chi si fa prete, chi non si sposa proprio per questo motivo di servire meglio Dio, non ha limiti, non deve dare conto al marito, alla moglie, non ha un orario per andare a fare la cucina, non ha un orario per fare un altro servizio. Tutta la sua giornata, tutto il suo tempo è tutto plasmato in funzione di questo servizio a Dio. Allora Santa Cecilia possa pregare perché noi possiamo seguire il suo esempio di verginità e la sua generosità nel dare la vita, anche nell'affrontare la morte, pur di non rinnegare la fede. E Santa Cecilia possa donare sempre alle nostre messe, alla nostra parrocchia, un coro o comunque persone che cantino bene, perché la preghiera, quando è accompagnata dal canto, dalla musica, è più bella. Diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte durante la liturgia. Bis orat, qui canit bis orat. E allora non solo, ma la musica quando è bella, il canto quando è bello,
quando è veramente ciò che deve essere nella celebrazione, unisce l'assemblea. È un formidabile strumento di unione spirituale nell'assemblea. Questo lo sanno anche i laici, anche quelli che non credono, no? Quando vanno a un concerto si sentono tutti uniti. E da noi c'è anche l'elemento spirituale, naturalmente. Ma il canto è un qualcosa che unisce, è un qualcosa che fonde l'assemblea e manifesta la volontà di Cristo di fare del popolo di Dio un cuor solo e un'anima sola. Allora anche noi possiamo avere la nostra bocca in sintonia con il cuore, e come Maria che cantò il Magnificat, forse lo danzò anche, possiamo cantare e danzare nel nostro cuore la lode a Dio anche con la musica, con il canto. Così sia. Amen.